Ciao a tutti amici di Radio Speaker, oggi siamo qua con Angelo Colciago, lo Station Manager di Radio 105. Ciao Angelo, come stai? Ciao, ciao, grazie. Allora Angelo, noi siamo qua un po' per avere anche il tuo invito e per invitare insomma tutti i fans di Radio Speaker al Web Radio Festival. Prima volevo chiederti una cosa, qual è la giornata tipica di uno Station Manager? La giornata tipica di uno Station Manager normale, diciamo, non la conosco perché noi siamo, come dire, in un contesto che è quello di una radio che di normale ha ben poco, cioè la giornata atipica di uno station manager di una radio atipica, perché qui ci sono tanti talenti, ci sono tanti fuori classe che, come ben sai, sono personaggi, e i personaggi non sono personaggi solo nell'ambito del lavoro, lo sono anche nella vita al di fuori. Quindi sono persone che hanno gli alti e bassi, sono persone che vanno molto incoraggiate in certi momenti quando magari hanno un po' più di difficoltà a fare quello che fanno abitualmente, sono persone che vanno invece un po', come dire, frenate quando parte questo delirio di onnipotenza, che arrivano dei bei dati, insomma. E qua 105 ne senti insomma tanto. È un lavoro, perché noi abbiamo investito molto sui talenti e sulle personalità, no? Al di là di quello che fanno altre radio, che hanno mille regole, hanno delle cose molto più scientifiche, molto più studiate a tavolino, noi lasciamo davvero molta autonomia ai nostri di giochi, lasciamo molta libertà. Però è una libertà che va gestita, e certo, a volte gestire la libertà è più difficile che gestire il tempo. È il tempo principale, insomma, di gestire. Ascolta, in tutto questo tempo riesci a ritagliare con un po' di spazio per ascoltare magari nuove demo di ragazzi e ragazze che te le mandano? E soprattutto, quando le scarti, cosa scarti? Cos'è che vai a vedere? No, quello speaker non mi piace. Ma guarda, in realtà io arrivo dalla musica, perché quando ho iniziato a fare DJ facevo il bravo DJ che presentava la musica, poi sono diventato un manager della musica, prima di diventare station manager facevo il programmatore musicale, quindi anche lì c'era un discorso di selezione, di scelta, no? Quindi io faccio una valutazione che si basa sulla capacità di quel singolo elemento di essere compatibile con il progetto che ho in testa. Cioè io non metto mai in discussione la qualità di quello che mi arriva, se non arrivano proprio delle stupidate o delle boiate incredibili, quindi ho il massimo rispetto per il lavoro che c'è dietro quella demo, no? per chi ha fatto, certo, quella cosa e ha pensato di mandarla a me, quindi io in qualche modo ringrazio in assoluto. Poi quella cosa può andare bene o non può andare bene. Quante te ne arrivano di giorno? Ma allora non ci sono, non c'è una media, perché non c'è una cadenza precisa. Ci sono dei periodi dove ne arrivano molte. Per esempio, uno dei momenti dove arrivano tante proposte è quando qualche radio importante fa una specie di scouting o di okay, un talent, no? Allora tutti quelli che sono scartati, visto che hanno già preparato il materiale, lo rifilano anche, certo, alle altre radio. Quello sono, certo, momenti. Poi no, comunque almeno una decina alla settimana, almeno 5-10 alla settimana, in base ai periodi dell'anno, però arriva tanta roba. Preparati, perché comunque prima del 24 settembre noi chiuderemo le iscrizioni per il web Radio Festival, quindi insomma sentirai diverse demo, sentirai diversi speaker femminili e maschili che si sono iscritti. Quanto sarai cattivo tu da una 10? Ma guarda, in realtà il mio atteggiamento è sempre quello di incoraggiare. Io credo che non ci sia una formula perfetta e non ci sia una bravura assoluta nel mondo della radio. Ci sono dei personaggi estremamente carismatici che qualsiasi cosa fanno è eccezionale, no? Quindi qualsiasi cosa tu ti metti in testa di fare, anche facendo esattamente quello che fanno loro, non ha lo stesso risultato, ma quello è un talento innato, è un carisma innato. Che hai ormai. Per il resto chiunque può avere un suo ruolo in una radio, perché poi la radio è fatta di speaker, ma è fatta anche di producer, di tecnici, di autori, di internet, cioè sono tante le professionalità e le sfaccettature diverse. Esattamente, quindi, e poi la radio è un mondo dove sai come ci entri e non sai cosa non puoi diventare. Uscire. No, non riesci più perché è una malattia inguaribile. La malattia della radio è una malattia inguaribile. Meno male, non vogliamo medicine per questo. No, l'unica medicina è continuare a farla, continuare a frequentarla. Io sono entrato, ero la mascotte di questa radio nel 1981, ero veramente un ragazzino in mezzo ai mostri sacri di quel periodo e ho fatto la mia carriera qui dentro, sono diventato lo station manager di una radio importante. Non la tieni tu la mascotte, tipo ricordo da qualche parte, non ce l'hai? Io ho una foto mia del 1982 con Loredana Rancati, che era il mio direttore di allora, la persona che mi aveva... Quasi di pari età? Eh?
sbaglio, quasi di pari età, sembrate comunque giovanissimi. No, entrambi. Lei aveva qualche anno più di me, però eravamo giovani, eravamo molto giovani. Quello eri anche tu a che età, però? Quello è un gioco che ha fatto un'ascoltatrice che si è divertita a trasformare una mia foto in una cosa di quel genere, però mi è simpatico il lavoro che ha fatto, l'ho messo lì. Allora Angelo, prima di salutarci lascio a te la parola per invitare tutti gli amici di Radio Speaker il 24 settembre a Roma per il Web Radio Festival. A Roma il Web Radio Festival il 24, ci sarò anch'io, è la prima volta che vengo, mi hanno invitato, sono già emozionato da adesso, quindi non fate scherzi, dovete essere tutti lì, dovete... Se poi volete, avete deciso di non venire perché ci sono io, vito, sto a casa io, ma voi venite, vi aspetto, ciao. Ciao a tutti. Ciao.